pazzesche. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Endurance. Questa qui è la Nike Air Zoom Alpha Fly Next Percent 2. Questa è la scarpa The Record e questa qui è la mia recensione. Mettetevi comodi e venite con me a scoprire quali sono i pregi di questa scarpa eccezionale. Partiamo! Partiamo dall'aspetto estetico. E sì, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Sono importanti le performance e le caratteristiche tecniche, ma a volte è proprio l'estetica della scarpa che ci ruba il cuore e fa acquistare le scarpe. È vero, non dovrebbe essere così perché non è l'aspetto più importante, ma alla fine siamo degli esseri umani. E queste scarpe, raga, sono bellissime. Le scarpe hanno un drop di 8 mm, quindi un drop standard. C'è un elevato però stack tra la parte posteriore e la parte anteriore della scarpa, che comunque però è all'interno dei 40 mm, ovvero come da regole dettate da World Athletic, quindi è una scarpa regolamentare. Appunto, ci hanno fatto anche i regole del mondo e sono stati convalidati. In generale questo stack è molto elevato per via della gomma Zoom X presente appunto qui nella parte diciamo inferiore della scarpa. Il peso della scarpa è di 230 grammi nella misura 44,5, in questo caso questo è 46, ma comunque le scarpe sono davvero molto leggere, è possibile vedere. Quanto riguarda la tua maglia è la Tom Knit di Alpha Fly, come è scritto qui. È una tomaia comunque molto traspirante, leggera e avvolgente, tuttavia non è molto adatta ai piedi grandi e larghi, come ad esempio il mio piede, per cui io su me stesso ho notato, che ma anche con l'esperienza di altri miei colleghi, ho notato che molto spesso può creare dei speciali inconvenienti, ovvero delle abrasioni del piede, per cui il mio consiglio è quello di provarle diverse volte prima della vostra gara, soprattutto se si tratta di una gara lunga come la maratona. Quindi testate le scarpe, questo è un consiglio che vi do in generale, ma soprattutto queste scarpe, perché appunto possono creare questi tipi di problemi. Ovviamente dopo qualche utilizzo comunque la sensazione di comfort è maggiore e quindi questi problemi rientrano normalmente. Comunque sì, è sempre importante testarle. Infine, nella parte finale della scarpa, qui nella conchiglia, sono presenti due cuscinetti aggiuntivi che offrono una maggiore protezione al piede. In linea di massima, comunque, la scarpa ha una calzata molto avvolgente, quindi tende a mettere a proprio agio il piede ed è quasi come un calzino. Infatti, a parer mio, è utilissimo avere un calzante per inserire questo tipo di scarpa, perché altrimenti si farebbe fatica. Inoltre, per quanto riguarda i lacci, vorrei fare un focus in quanto si tratta dei lacci zigrinati utilizzati da Nike, che sono utilissimi per evitare le spiaggevoli inconvenienti in gara, cioè che i lacci potrebbero sciogliersi. Le utilità diverse volte, mai avuto nessun problema, quindi sicuramente questa è una delle funzionalità di queste scarpe che è molto molto importante e può essere molto utile in gara. Infine, un piccolissimo difetto di questa tomaia, oltre a quello che ho già detto precedentemente riguardo per chi ha un piede largo, è che la tomaia risulta essere molto sottile e trasparente. Beh, questo secondo me accorcia un po' di vita, un po' la vita della scarpa, in quanto appunto è soggetta al deterioramento nel corso del tempo e quindi secondo me in linea di massima questo porterà a una durata della scarpa che è molto breve, anche se questo lo vedremo in una sezione del video successivamente, quindi lo rimando a dopo. Passiamo all'intersuola. Questa intersuola utilizza la schiuma Zoom X brevettata da Nike, che fornisce un ritorno di energia elevatissimo, donando elasticità e reattività ad ogni passo che si compie e quindi semplicemente si tende a sentire meno la fatica. Questo vale a qualsiasi passo. La schiuma è accompagnata a dei cuscinetti d'aria, come potete vedere qui, che non erano presenti nella versione precedente. Questo permette di agevolare ancora di più ritorni di energia, soprattutto per quelle persone che tendono a correre in avampiede, in quanto appunto i cuscinetti sono posizionati esattamente qui
e quindi permettono un ritorno maggiore. Inoltre anche sotto questi cuscinetti è presente il materiale Zoom X che permette un ulteriore ritorno di energia. Questa scarpa dunque è utilissima per le gare lunghe perché permette appunto di sentire meno la fatica e di avere una maggiore produttività. Quindi è appunto adatta a compiere e a completare una maratona. Nel momento in cui le proverete, renderete conto immediatamente dell'elevato ritorno di energia che la scarpa Zoom X ha. Infine possiamo anche parlare della lastra di carbonio presente appunto qui, sentite? Questa aiuta insieme alle Zoom X, appunto alla schiuma, a restituire energia. Un piccolo difetto ha questa lastra in carbonio che è molto rumorosa, ma più o meno come tutte le lastre di carbonio presenti nelle scarpe, e quindi avrà un rumore che andrà a scandire il vostro passo. Il piatto suolo in fibra di carbonio è a tutta lunghezza, quindi crea proprio una sensazione di spinta e di propulsioni non indifferenti. Nel momento comunque in cui le proverete, vi renderete conto del ritorno di energia che il mix di queste tecnologie fornite da Nike appunto offrono a tutti noi runner. Come notate, la scarpa non si piega nemmeno di un millimetro, quindi questa è tutta energia restituita. Per quanto riguarda invece la suola di queste Nike Alpha Fly, questa è la parte che è stata più ritoccata da Nike, soprattutto sulla parte dell'avampiede, in cui è stato donato maggior grip e si è andato anche a ridurre il peso della scarpa. Nike afferma che sono state compiute diverse analisi su diversi soggetti runner, monitorando quali sono i punti di contatto e di trazione in modo tale da andare a migliorare appunto il grip della scarpa. Nike afferma che un grip migliorativo sia dal punto di vista di una gara o comunque di un allenamento sull'asciutto e sul bagnato. Personalmente io ho provato questa scarpa in entrambe le condizioni e devo dire che sull'asciutto il grip effettivamente è sempre migliorato e la scarpa nel senso accompagna bene la corsa senza nessun problema. Tuttavia la stessa cosa non avviene sul bagnato, in cui io ho testato la scarpa e secondo me il grip è ancora troppo poco. Quindi questo magari è davvero l'unico grande difetto di questa scarpa, che appunto non ha un grip super efficiente sul bagnato. Dal punto di vista dell'appoggio e della spinta di questa scarpa invece, come abbiamo già detto, è una scarpa che tende a dare una spinta eccezionale, probabilmente la scarpa che offre un maggior ritorno di energia rispetto a tutte le altre presenti sul mercato. Per quanto riguarda l'appoggio invece, predilige chi corre sull'avampiede, come evidenziano questi cuscinetti presenti qui nella parte dell'avampiede. Tuttavia anche per chi non corre sull'avampiede, essendo la scarpa con diciamo uno stack molto pronunciato, permette di rendere la vostra corsa appunto un po' più sull'avampiede rispetto alle vostre condizioni. Anche in questo caso il mio suggerimento è di provare questa scarpa, perché ovviamente sarà diversa rispetto a degli altri modelli sempre Nike o comunque di altre scarpe, e quindi testarle prima di utilizzare magari in gara. Eccoci sul tema della durata, anche questo è un tema molto caro a noi runner. Per quanto riguarda la durata di queste Nike Alpha Fly, come già detto, essendo una scarpa comunque votata alle performance e alla massima resa in gara, ovviamente non ha una durata molto lunga. E questo lo possiamo vedere sia già dalle piegature presenti qui e qui, ad esempio sulla gomma, sulla schiuma Zoom X. Questa scarpa l'ho utilizzata per nemmeno 50 km, ma la stessa cosa sia anche dal punto di vista della tomaia, come dicevo in precedenza, tende già a rovinarsi dopo le prime uscite. Quindi sostanzialmente dal mio punto di vista è una scarpa che può durare al massimo tra i 250 e 300 km. Questo non solo dal punto di vista appunto dei materiali per realizzare questa scarpa, ma anche perché questa è la distanza che permette la maggior resa di questa scarpa, anche dal punto di vista della schiuma e del carbonio.
Dopodiché si andrebbero a perdere almeno in parte le prestazioni di questa scarpa, quindi non sarebbe più, diciamo, la stessa scarpa, quindi lo stesso livello di efficienza, lo stesso livello di spinta e di ritorno energetico rispetto a quando la scarpa è ancora nuova. Tema costo, questa scarpa costa 300 euro di listino, ovviamente è possibile trovarla su qualche sito ai prezzi inferiori, tuttavia comunque ha un costo molto alto e se pensiamo al costo per chilometro è ancora più alto rispetto ad altri modelli. Li vale perché comunque è una scarpa fuori dal comune, probabilmente la miglior scarpa è presente adesso sul mercato e quindi per certi fini prestazionali li vale. Il mio consiglio è quello di cercare di preservare queste scarpe, quindi di utilizzarle il meno possibile in modo tale che esse siano fresche per la nostra gara, per la nostra maratona, però tuttavia di utilizzare qualche volta in allenamento appunto per testarle, magari negli ultimi 2-3 lunghi o comunque in qualche ripetuta veloce, per cercare di capire come si comporta la scarpa e come si comporta soprattutto il nostro piede. Però sì, a me è un prezzo caro, però è un prezzo che secondo me ci sta. A chi è adatta questa scarpa? Beh, questa scarpa è adatta sicuramente a chi vuole gareggiare, a chi predice le performance. È adatta per fare delle gare brevi, è adatta per fare la maratona, tant'è che si sono fatti quasi tutti i record del mondo con questa scarpa qui. E quindi sicuramente la scarpa che vi permetterà di avere il vostro personal best. Non è una scarpa che prevede, diciamo, delle differenze tra per chi corre più veloce e per chi corre più piano. Sono stati fatti dei test da Nike ed è stato dimostrato che questa scarpa permette a tutti di migliorare, sia chi corre molto veloce, ma anche chi corre piano, anche chi corre la maratona ad un ritmo di 6 km o anche maggiore, quindi è adatta a tutti. Tutti avrete beneficio da questa scarpa, ovviamente dobbiamo allenarci. Quindi questa scarpa è adatta a tutti. Il mio consiglio però è di utilizzare queste scarpe soltanto in gara o soltanto comunque per testarle, per fare alcune ripetute veloci, ma non di utilizzarle molto spesso in allenamento. Questo perché, uno, perché comunque è una scarpa che non ha una durata eccessiva, come abbiamo già detto, ma soprattutto perché avendo la suola in carbonio e questo tipo di schiuma, ovviamente questo ci agevola molto. Ma io preferisco correre con delle scarpe meno prestazionali in allenamento in modo tale da formare la nostra muscolatura, il nostro piede e poi avere dei vantaggi maggiori in gara rispetto a quello che avremo utilizzando sempre questo tipo di scarpe e allenandoci su questi tipi di scarpe, quindi usufruendo della spinta che loro possono darci. E siamo arrivati alle conclusioni finali di questo video e facciamo alcune considerazioni. Queste scarpe, a parer mio, come detto all'introduzione del video, sono pazzesche. È quello che di meglio c'è sul mercato in questo momento, sono frutto della tecnologia, degli studi che avanzano, della ricerca scientifica, che hanno permesso di portare tutti i progressi presenti fino a questo momento in un'unica scarpa, e questa scarpa è la Nike Alpha Fly Next Supersent. Questa scarpa qui è la scarpa che ha battuto non tanto tempo fa il record del mondo di maratona, e anche quella nel suo modello precedente, che è sempre con Kipkoge, è andata sotto il muro delle 2 ore, e quindi è la scarpa che sicuramente porterà altri record del mondo, altri miglioramenti e chissà anche nelle prossime settimane o comunque nei prossimi anni. Quindi sicuramente è una scarpa top in questo momento e che ha aperto una nuova finestra del nostro sport e che porterà sicuramente a dei miglioramenti significativi sui tempi soprattutto delle maratone, ma in generale di un po' tutte le gare. A proposito di questo, vorrei chiedervi cosa ne pensate di questa scarpa, se l'avete già utilizzata, cosa ne pensate dal punto di vista, diciamo, tecnologico, pensate che queste scarpe siano un certo tipo di doping tecnologico, oppure semplicemente la scienza che avanza, quindi è giusto così, come la scienza avanza negli altri settori, lo fa anche nel running. E quindi ci permette di avere delle scarpe più efficienti, di maggior spinta e quindi ovviamente che ci facciano andare un po' più forte.
Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, che cosa ne pensate di queste scarpe e se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, condividete e cerchiamo di far crescere questa community sul running. Ricordate ragazzi, siamo ciò che diamo, anche se queste scarpe ci fanno volare. Ciao a tutti!